Buongiorno, oggi ho deciso di vloggare, era da un po' che non vloggavo, però oggi ho deciso di iniziare a fare un decluttering della mia makeup collection e quindi mi sono detta ok, perché non vloggare, non fare un decluttering insieme, non tenerci compagnia appunto. E anzi, se vi va, fate un bel decluttering insieme a me, che sia dei vostri trucchi, dei vostri vestiti o di quello che volete. Se vi va, facciamoci compagnia, appunto, sistemiamo la casa insieme. Ed è un po' che non vloggo, ve ne sarete accorti. E in realtà il mio ultimo vlog è del 20, 21, 22, insomma, di quei giorni. Sono stati proprio i giorni in cui c'è stato il primo caso, insomma, i primi casi di coronavirus. Da lì, poi la situazione è peggiorata talmente tanto che non me la sono sentita di pubblicare altri vlog. Io comunque ho vloggato qualcosina in quei giorni. Da quando io sono tornata dal matrimonio, ho iniziato comunque a, ad esempio, non sono andata a trovare i miei nonni perché ho detto: io sto bene, mi sento bene, ma magari sono positiva e sono asintomatica e appunto non vorrei mai contagiarli. E quindi non sono andata a trovare loro, ho evitato luoghi molto affollati, non sono più andata, ad esempio, nei centri commerciali. Quindi sono andata a prendere tutta una serie di precauzioni. Al tempo stesso, però, ho continuato, ripeto, a vloggare in quei giorni. Io ho vissuto la mia vita, non dico normalmente, perché ripeto, comunque ho preso tutta una serie di accorgimenti, appunto, ripeto, in quei giorni ho vloggato. Poi che cosa è successo? Che la situazione è peggiorata così tanto che non me la sono più sentita di pubblicare quel video, perché riguardandolo, non so, non me la sono sentita, perché ho detto, stiamo vivendo una situazione così difficile che non mi va, che non lo so, non mi sentivo a mio agio pubblicare un video dove vi facevo vedere le ultime scarpe che avevo acquistato, dove parlavo di trattamenti, beauty e altro. Ed è uno stato d'animo che sto continuando a vivere. Tutti i momenti in cui magari penso ad altro, provo a distrarmi, provo a pensare a cose frivole e leggere, sotto sotto mi sento in colpa perché dico, stiamo vivendo una situazione così difficile e come posso io pensare a queste cose? Però dall'altro lato penso anche che faccia bene svagarsi, faccia bene pensare ad altro, faccia bene distrarsi, fa bene a me, fa bene a voi, ed è questo il motivo per cui ho continuato poi a caricare i miei soliti contenuti qui sul web, per passare insomma insieme un po' di minuti parlando appunto di, ripeto, cose leggere, se vogliamo anche cose frivole, appunto, ripeto, per distrarci. E quindi mi sono detta ok, perché non continuare a farlo? E questo è il motivo per cui appunto sono qui adesso pronta a fare questo decluttering insieme. Scusate questa parentesi, non volevo intristirvi, ma volevo semplicemente fare due chiacchiere con voi anche per spiegarvi il perché io stia continuando a caricare contenuti molto leggeri qui sui miei canali. L'ho spiegato su Instagram, quindi non l'avevo ancora spiegato e non volevo che venisse frainteso, perché non vorrei mai che uno di voi aprisse un mio video e pensasse: ma questa qua con l'emergenza del coronavirus pensa il tipo di scarpe che vanno di moda adesso, che è uno degli ultimi video che ho caricato, il decluttering della makeup collection, eccetera eccetera eccetera. E quindi appunto ci tenevo a fare questa parentesi per questo motivo. E detto ciò, basta, scusate, questo sarà l'intro più lungo della storia dei video. Mi chiedete sempre video lunghi, ecco, vi accontentate della serie attenti a ciò che si desidera. Ah, ovviamente, ci tengo a fare questa parentesi, non butto i trucchi che decido di non tenere. Ovviamente dipende, nel senso, quelli consumati o quelli scaduti, sì, ma sono comunque una piccolissima parte. La maggior parte io comunque li regalo, li do in beneficenza, quindi insomma non preoccupatevi, non, insomma, non è che li prendo e li butto, insomma. Detto ciò, cominciamo! I miei fondotinta, le ciprie e i correttori, anche se secondo me sistemando salteranno fuori poi anche altri prodotti. Ed è avanzato anche parecchio spazio, come potete vedere tutto dietro e anche qui. Ho anche lavato alcuni pennelli che dovevo assolutamente lavare e ora li metto via. Non faccio un decluttering di pennelli per il semplice fatto che in realtà l'ho fatto qualche mese fa, quindi insomma semplicemente li metto via insieme agli altri miei pennelli. Ora questo cassetto, come potete vedere, è parecchio incasinato, quindi ora tiro tutto fuori e poi sistemiamo tutto. Ho questa scatola dove in realtà dentro c'è praticamente di tutto e di più. Alcune novità che mi sono arrivate da poco, alcuni prodotti che sto utilizzando tanto e quindi per praticità metto qui. E insomma, c'è praticamente un po' un mix di prodotti, quindi adesso sistemiamo anche questa scatola e metto.
partito. Buongiorno, oggi è il 26 marzo, il compleanno di mio nonno. Auguri nonno, ciao nonni. Li saluto perché mia nonna guarda sempre tutti i miei video, quindi probabilmente glielo farò vedere, almeno spero. E allora, oggi che cosa facciamo? Vorrei fare un attimo il punto della situazione con voi, quindi farvi vedere che cosa abbiamo sistemato fino ad adesso. E in realtà non so se continuare a sistemare, a fare il decluttering, perché praticamente vorrei cercare dei contenitori più funzionali, quindi non è una scusa, adesso vi faccio, no, ci tengo a specificare perché spesso accampo scuse pur di non sistemare, non è ordine insomma, ma non è così. Adesso vi faccio vedere tutto quanto, quindi faremo un attimo il punto della situazione, vi faccio vedere a che punto siamo arrivati, quindi che cosa abbiamo sistemato. Adesso ci ragioniamo un attimo insieme. Oggi mi sono truccata per la prima volta dopo diversi giorni, in cui in realtà non, negli ultimi giorni non mi sono più truccata e non mi sono neanche più vestita, sono rimasta in pigiama, mentre oggi ho detto dai vestiamoci, anche se in realtà insomma ho una maglietta semplicissima e poi dei leggings, insomma ho deciso di mettere comunque qualcosa di comodo visto che dobbiamo stare in casa, e ho le pantofole. Aspettate, ok, volevo tirare su tutte e due le gambe, non ce l'ho fatta. Vabbè, gli addominali, Vanessa, questi sconosciuti. E vi vorrei far vedere poi anche i trucchi che ho utilizzato. Mi sono un po' truccata, come potete vedere non ho fatto grandi cose. Allora, ho utilizzato questo fondotinta per la prima volta. Poi, ah, tra l'altro, ups, guardate che bello questo pennello di Kiko. Personalizzato, si possono personalizzare nel negozio di Milano. Anche se, vabbè, chiaramente adesso non lo si può fare, però insomma ci tengo comunque a dirvelo. Poi ho utilizzato questo blush di Flormark che ho trovato nel kit di Marta Cerrito. E poi questo è il correttore che ho utilizzato, Boeing di Benefit. E poi ho provato per la prima volta la Cipria Cleopatra di Eric Chioba, e devo dire che mi piace molto, ha anche un profumo buonissimo. Ecco, questi sono i prodotti che ho utilizzato. E poi ovviamente il mascara. Come mascara ho utilizzato il My Toy Boy con anche il primer. E già che siamo qui vi faccio quindi vedere come ho sistemato i cassetti. Allora, cominciamo dal cassetto dei fondotinta, che in realtà vi ho già fatto vedere. È cambiato qualcosina, nel senso che ho trovato altri prodotti sistemando e quindi li ho aggiunti, tra cui appunto le cipre di Eric Chioba. Cassetto sopracciglia, questo non l'ho sistemato e sarebbe un po' da sistemare. In realtà ci sono qui i miei prodotti per sopracciglia. Sì, sono tantissimi, lo so, me ne rendo conto, infatti anche per questo vorrei fare un punto della situazione e lo vorrei sistemare. Poi qui ci sono alcuni eyeliner, le pinzette, altri eyeliner, spray fissanti per il make up e anche spray idratanti, e qui due fasce che utilizzo per raccogliere i capelli. Non vi ho fatto vedere il rossetto che ho utilizzato oggi. Ho utilizzato questo rossetto che è Rouge Kazakh di Hermès, che è un colore meraviglioso, e fatemi sapere nei commenti se vi può interessare un video dedicato a questi rossetti. Se sì, lo filmerò assolutamente, insomma fatemi sapere nei commenti se lo volete vedere. Qui c'è quello dei mascara, che in realtà è abbastanza ordinato. Blush, bronzer, ci sono i pennelli, altri pennelli, qua sotto altri pennelli, qui matite occhi, qui tutte le matite che possono essere utilizzate sia sulle labbra che sugli occhi di Makeup Forever, sono delle matite che mi piacciono moltissimo, qui ci sono tutte le mie matite occhi e poi questo prodotto per pulire i pennelli e qui altri due prodotti per pulire i pennelli. Questo cassetto è ordinato, quindi sinceramente non lo sistemerei, ci sono gli ombretti mono, gli ombretti in crema e liquidi. Un primer potion, questo non va qui, ma va qui. Prima mettevo tutte le novità. Ho deciso di in realtà mettere le novità negli altri cassetti e qui di tenere i prodotti nuovi, nel senso i prodotti che non ho ancora aperto, come potete vedere che sono ancora all'interno della scatola, sono ancora chiusi, insomma sigillati. In quest'altro cassetto, in questi due cassetti praticamente, se vi ricordate, nella makeup collection precedente mettevo le varie novità, quindi qui ho deciso di mettere i prodotti nuovi e qui invece ho deciso di mettere alcuni prodotti per la skin care, prodotti skin care, Foreo, Tool vari per il viso, sono tutti prodotti che in genere tengo in bagno. Qui ci sono i miei
primer viso. Poi aspettate, non avevo ancora finito questo mobiletto, procediamo con ordine. Questo cassetto è incasinatissimo, ragazze. Ci sono le palette più piccoline ed è super incasinato, quindi sarebbe da sistemare. Poi in quest'altro cassetto ci sono altre palette. Questo è abbastanza ordinato ma sta scoppiando, tant'è che come potete vedere qui ci sono altre palette. Ci sono i miei smalti, quelli che non ci stanno nei contenitori in acrilico. E qui invece ci sono tutti i prodotti per la cura delle unghie. Gloss, questi sarebbero da sistemare, ma come vi dicevo mi servirebbero dei contenitori per appunto per dividerli, perché al momento sì, ho qui questo contenitore, però non è molto pratico, soprattutto per i gloss, perché comunque è molto piatto, non è molto profondo. In realtà mi servirebbero dei contenitori tipo questo. Tipo questo, per intenderci, dei rossetti liquidi, questo dei gloss e anche questo dei rossetti sono sicuramente da sistemare, però vorrei aspettare e prendere appunto dei contenitori un pochino più funzionali. Siamo arrivati ai rossetti illuminanti. Questo cassetto vi dirò che mi sembra abbastanza ordinato. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Poi palette viso, ma ci sono anche degli illuminanti, quindi forse sarebbe un po' da sistemare, quindi potremmo sistemare, ecco, questi due cassetti. Dai, tiriamo fuori tutto, sia tutto ciò che c'è in questo cassetto, sia anche tutto ciò che c'è in quest'altro cassetto. Ok, cassetti sistemati. Qui ho sistemato le palette, anche se non sono proprio contentissima della disposizione attuale, però vabbè, vedremo. E lì dietro ci sono le meteorite. Ho tolto alcune palette che regalerò perché non andavano bene per il mio tono di pelle, mentre poi appunto ne ho tenute altre. E qui poi ho sistemato gli illuminanti. Come potete vedere c'è molto spazio sia in fondo al cassetto che anche qui di lato. E come li ho divisi? Allora, qui ci sono gli illuminanti in stick e gli illuminanti in crema, mentre questi sono gli illuminanti in polvere, tranne questo che è un illuminante cushion di Lancome. E ci sono questi perché sono più grandi, quindi li tengo di lato. Li ho disposti tutti in orizzontale e non in verticale, non appunto uno sopra l'altro, perché in questo modo si vedono tutti. Sono qui in cucina e sono pronta per fare la pizza. Praticamente ve l'ho raccontato anche nelle storie, ma ci tengo a dirvelo anche qui nel caso non mi seguiate su Instagram. Praticamente domenica sera io e Massimo abbiamo provato a fare la pizza ed è uscito un disastro. Allora, a parte una pizza che, insomma, chiamarla pizza è un insulto alle pizze vere e proprie. Detto ciò, che cosa è successo? Che io l'ho anche dimenticata nel forno e quindi ho anche bruciato la pizza. È uscito un vero e proprio disastro, ma stasera ci rifaremo, e spero proprio che uscirà una pizza degna di questo nome, anche perché ho una voglia di pizza pazzesca. Allora, vi faccio vedere gli ingredienti. Pasta della pizza, noi l'abbiamo presa già fatta, però ovviamente se siete bravi potete scegliere di farla voi, insomma di fare voi l'impasto. Pomodorini e carciofini, perché vorremmo dividere la teglia, dividere la pizza e fare diversi gusti. Una porzione sarà con i pomodorini e con i carciofini, un'altra sarà poi con il tonno e la cipolla. Questa è surgelata, chiaramente, insomma sarebbe stato meglio utilizzare quella fresca, ma noi non l'abbiamo in casa e visto che insomma è meglio limitare le uscite, non siamo insomma usciti per comprarla. E chiaramente insomma sarebbe venuta più buona con della cipolla vera, magari insomma con una bella cipolla di Tropea. Pomodoro, qui abbiamo la polpa di pomodoro e la passata pomodoro, mozzarella che non credo basti e infatti sto pensando di tagliare anche un po' di burrata e appunto di mettere anche un po' di burrata perché secondo me questa mozzarella è un po' poca. Infine una mezza salamina per Massimo, che appunto metterà una porzione di pizza, anche appunto questa mezza salamina che appunto mangerà lui. Quindi ecco. Pronta, alla fine ne abbiamo fatte tre. Questa che abbiamo fatto insieme, un po' stortina, poverina, una forma un po' strana, ma speriamo che sia brutta ma buona. Questa è quella che ho fatto io, questa è la sua. E sono pronte per essere infornate. Ed ecco la pizza! Questa è la prima che abbiamo tirato fuori dal forno. Se non la faccio cadere, aspettate che la appoggio così non faccio danni. Adesso tiriamo fuori anche le altre due e mangiamo. Quindi finirò questo vlog qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete vedere altri vlog a casa in questo periodo. Vi mando un bacio. Ciao. Ciao.